gusto! Solo da gusto! Ristorante pizzeria da gusto! Dalla pasta fatta in casa ai dolci, tutti i nostri prodotti sono freschi, le migliori carni in commercio e la fantastica pizza con forno a legna. E inoltre provate anche i nostri crostini e gli antipasti di gusto. Pizza anche a pranzo dal lunedì al venerdì, impasto napoletano il martedì e giovedì sera. Vieni a scoprire le convenzioni per le aziende. Menù fisso pranzo e sera a 13 euro. Che gusto da gusto! Ristorante pizzeria da gusto, in quartiere Ospedaletto a Forlì. Sebastiani Claudio, antennista TV, SAT, impianti elettrici, automazione, cancelli, antifurto, videosorveglianza, climatizzazione. Non vedi nuova rete? Chiamaci con fiducia, ti aiuteremo a cercare e a risolvere il problema. Siamo in via 12 Aprile a San Bernardino di Lugo, in provincia di Ravenna, telefono 0545 77521. Claudio 348 3884 102. Sebastiani Claudio, l'antennista di fiducia del gruppo Nuova Rete 7 Gold. Consar, una storica azienda della Romagna ma che opera a 360 gradi dal trasporto internazionale sino alla consegna a domicilio, offrendo anche innumerevoli servizi professionali rivolti all'industria, alle attività sul territorio, alla città e al porto di Ravenna. Consar è sinonimo di una solida realtà che cresce e si evolve nel tempo sul territorio. Consar, la garanzia di un grande gruppo. Randi Piadina, sinonimo di piadina romagnola tradizionale e di piadina artigianale del chiosco, prodotti di qualità che rappresentano la tradizione più genuina del territorio romagnolo. I rivenditori sono presenti non solo nelle province di Ravenna, Forlì, Cesena, ma anche Bologna e Ferrara. Prodotti commercializzati vanno dalla piadina romagnola tradizionale alla piadina tigella, al crescione romagnolo, fino alla piadina all'olio con i marchi dell'azienda Randi, ma anche per la linea M&P, sempre freschi, piadina sciarpa, la gustosa, rotobello e di nuovissimi scrocchiarelli. In via Faentina Nord 125/2 a Russi, telefono 0544 58 22 79 per i tuoi ordini. info@piadinarandi.com e siamo anche su Facebook. Ieri Giulia mi ha detto che è meglio darsi un taglio. No, un taglio no, si scaglia il parmigiano reggiano, si scaglia. Scaglia, spezza e gusta. Parmigiano reggiano, sono le differenze a renderlo unico. In mezzo a tanti partenti che sono pronti partenza via, mi son promesso anch'io di correre domenica con canottiera acrilica. E che bello essere seduti sul podio, il numero uno, guardate proprio qua sotto i nostri piedi, presidente. Noi ce la prendiamo comoda, tanto siamo i numeri uno. Stefano Casanova, il presidente dell'Atletico 85, e finalmente qualcuno mi dà modo di fare un'intervista bella comoda, Stefano? Sì, qui con noi, c'è anche lei, l'ho appena bagnata ieri sera con un po' d'acqua. Sì, beh, giusto così un pochino, una bombetta di acqua così. Senti, presidente, allora, quanti gli iscritti di quest'oggi a questa maratonina alla sua 13ª edizione? Mi sembra così circa adesso 1290 i non competitivi e 200-210 i competitivi. Un bel numero di agonisti nonostante la diciamo concomitanza con altre gare del calendario, di altri calendari, insomma, che dire, presidente, soddisfatti? Noi abbiamo in circolo più di 100 persone tra gli incroci, i ristori, le premiazioni, le iscrizioni, quindi muove un sacco di gente. Una che ha un arrivo, un parterre de roi. Bello, un bel arrivo in pista, quest'anno l'abbiamo modificato perché sia facile per lo speaker vedere sia i competitivi che le premiazioni. Il giorno l'abbiamo fatto venire di sole perché la gente era stufa di acqua e noi abbiamo fatto quello che si poteva. 13ª edizione della maratonina Città di Faenza, eccoci qua alla partenza della gara organizzata dall'Atletico 85 Faenza, che è anche una... eccolo qua, questo è il personaggio... Questo è l'atleta della giornata, lasciatecelo presentare, il nostro collega Alberto Sgubbi, che mi si è presentato di prima mattina, Enrico, e mi ha detto: Sabri, si corre qua, vero? No, è che tu... 7 chilometri? No, cioè, di solito lui è abituato a svegliarsi prestissimo per fare le gare dietro la telecamera. Rigorosamente con le cuffiette che sono proibite, ma adesso passiamo al gruppo di testa che subito ha preso il comando, non c'è molto da dire, è stata una gara velocissima. Enrico, è mezza maratona che si riconferma con partenza dal campo di atletica Graziola di Faenza, arrivo proprio dentro
dietro al campo. Gruppo di testa che dicevamo si è imposto sin dall'inizio. Stiamo parlando di Laurent Squadrani, il grande favorito della giornata, ma abbiamo visto anche un ragazzo che è un atleta veramente notevole, che è solo da qualche stagione che sta correndo, da 3-4 stagioni, è Lucchese Matteo di Rocca San Casciano, mi pare la sua provenienza, ma poi ne vedremo altri. Abbiamo visto anche in maglia azzurra un marocchino di lusso che invece era soltanto per allenamento, ma poi secondo me alla fine si è pentito di essere stato solo in allenamento, perché poteva ovviamente anche lui competere molto bene con gli amici atleti che oggi hanno preso parte, sono stati in tantissime alla maratonina Città di Faenza. Teniamo conto che l'ottimo risultato dell'Atletico 85 lo si è visto nonostante anche una concomitanza con la maratona dell'Alzheimer. Gara anche al femminile, da sottolineare la partecipazione, oltre che di Leila Burghiba, anche di Gigliola Borghini, che rientra da Faentina acquisita, neoacquisita, grazie anche al matrimonio con suo marito. E ovviamente Enrico, lascio te la parola per quanto riguarda la gara al maschile. Siamo tornati sulla testa, vedi l'atleta in azzurro, il marocchino che ti dicevo prima. Sta tirando Laurent Squadrani, ha staccato alcuni atleti, qui c'è inquadrato Sabrina l'atleta di casa, Dezzordo, Dario Dezzordo che non abbiamo avuto poi il piacere di intervistare, anzi mi scuso e lo saluto ma non l'ho più rivisto. È l'atleta di casa che veramente si è comportato molto bene, complimenti all'atleta dell'Atletica 85. Sì, qui gli atleti che stanno inseguendo con Claudio Valeri, Rossano Altini, Claudio Cavalli, Daniele Baroni, Michele Agostini, Alan Severi, questo è il gruppo diciamo degli inseguitori. Davanti Lucchese, Squadrani, Dezzordo stanno facendo la gara, mancano come potete vedere, a parte appunto l'atleta marocchino che ha fatto l'andatura per qualche chilometro, mancano gli africani che sono impegnati in altre gare. Qui stiamo vedendo passare altri atleti, abbiamo visto Orlando Bacchilega dell'Avis Castel San Pietro, qui altri appunto inseguitori, atleti che stanno appunto passando al rifornimento. Ecco qua tutti anche diciamo gli amatori, diciamo così, coloro che non sono in gara, qui invece sfilare tutto il gruppo, e in testa alla gara femminile c'è Gigliola Borghini. Abbiamo visto adesso passare altre appunto altre Gigliola atlete. Borghini, eccola che qua. Ha fatto un bellissimo recupero della sua collega della 431. In testa tra poco ci sarà Gigliola Borghini. Tra poco infatti Gigliola ha messo una marcia in più, quella che lei di solito ha e dimostra in ogni gara, e quindi ne vedremo insomma delle belle verso l'arrivo alla Graziola. Ma questo è una grande Laurent Squadrani in forma, ti dico Enrico, in forma, informissimo, il favorito della giornata, ma poi ci ha spiegato che qualche sua defiance probabilmente all'arrivo è stata dovuta anche a un morso di cane che gli ha provocato anche appunto il fatto di dover assumere antibiotici per diversi giorni, e l'antibiotico, come tu ben debilita. Sai, debilita moltissimo. Allora, in testa c'è Matteo Lucchese che sta prendendo il largo, eccolo qua, ha distanziato tutti gli avversari, ha qualcuno che sta facendo da lepre, tra virgolette. Nostro marocchino che dicevamo prima. Insomma, la sua ombra fino a questo momento. Laurent Squadrani sta inseguendo a circa mezzo minuto di ritardo, lo vediamo passare là dietro, e qui entrano alla Graziola, praticamente siamo alla conclusione, manca meno di un chilometro al traguardo, entreranno nello stadio dell'Atletica, dovranno percorrere gli atleti un giro dello stadio, circa 400 metri per raggiungere il traguardo che è posto dalla parte opposta delle tribune, ed eccolo qua Matteo Lucchese che vince la gara in un'ora 15 minuti e 42 secondi, nettamente distanziati tutti gli altri, primo dei quali è Laurent Squadrani, secondo in un'ora 16 minuti e 31 secondi. Stanno arrivando là dietro gli altri atleti, atleta di casa Dario Dezzordo dell'Atletico 85 Faenza, un'ora 16 minuti e 47, mentre sta per arrivare Claudio Valeri che vince anche una speciale classifica. Esatto, no? Nel frattempo è entrato in campo anche
doc Rossano Altini. D'esordo ovviamente ha ricevuto i complimenti del suo compagno di squadra, Beppe Gorini, altro plurimaratonete e atleta veramente d'eccezione per quanto riguarda la nostra Romagna, ma qui taglia il traguardo Claudio Valeri con il tempo, me lo dirai tu, il tempo di un'ora 18.07 categoria C, e via via a seguire i suoi compagni di viaggio Rossano Altini, Claudio Cavalli della Avis Castel San Pietro, stessa squadra di Claudio Valeri che taglia il traguardo e trova il figlioletto a salutarlo che lo aveva anche seguito per un tratto Alan di gara. Severi, un grande Alan Severi, numero 127, che taglia con un tempo di riguardo anche lui, Enrico. Sì, 1.20, 1.20 e 31, l'ottavo posto per Daniele Baroni, poi Michele Agostini che taglia il traguardo al nono posto e al decimo posto Alberto Lolli, poi a seguire ancora Luca Scotti, Alain Donattini che taglia il traguardo in questo momento, Davide Gasparri che arriva subito dopo, siamo già al tredicesimo posto, Michele Caffarelli che taglia il traguardo e insomma con un ottimo tempo, 1.23.54. Il resto della regina qua della maratonina di Città di Faenza, tredicesima edizione, scortata dal marito che poi la lascia giustamente prendersi gli onori di casa, perché adesso la possiamo dire, Gigliola Borghini, la grande vincitrice della maratonina Città di Faenza, faentina, acquisita, 1.31.32.29. Qui abbiamo visto appunto tagliare il traguardo Gigliola Borghini, secondo posto per nella gara femminile, distanziata di un bel po', Elisa Bettini con 1.40.56, quasi 8 minuti, terzo posto per Alice Bassi che taglia il traguardo in 1.41.25, quarta Laila Burghiba e quinto posto per Aurora Placci che stiamo vedendo tagliare il traguardo. Il tuo tempo di quest'oggi? 1.15, ma questa, come dicevo prima con Danny, non è una maratona da velocità, da tempo, perché non è piatta, essendo collinare, sono due volte il giro dei Monti Coralli, il tempo è quello che è, 1.15, comunque oggi sono molto contento. Il corso l'hai trovato veloce? Sì, oggi bello, una bella giornata, via, si faceva bene, non era umido, quindi si andava bene, via. Questa è la mezza, affronterai anche la maratona? La maratona di Ravenna, come dicevo con Danny, non è inedita perché ancora non l'ho fatta, non ho mai corso una maratona, quindi proiezioni di tempo non ne ho, vediamo, speriamo di farla bene e divertirci. La gara è stata bella, perché oggi è stato più forte lui, mi ha staccato al secondo giro nella salita, ma io non ci ho neanche provato perché ho visto che le gambe purtroppo oggi non giravano più di tanto. E non volevi neanche venire, visto il morso del cane che hai ricevuto qualche 10 giorni fa? No, volevo neanche venire, ho deciso ieri sera, che poi sono venuto da solo, i miei amici sono venuti con la loro macchina. È andato bene così, dai. Ma senti, hai fatto antibiotici con quel morso di cane? Sì, ho fatto antibiotici fino a giovedì, 2 giorni 38, è una puntura che mi hanno fatto. Comunque il percorso è sempre bello rivederti sulle nostre gare, perché sei un atleta veramente sempre di grande rispetto, di grande correttezza, e quando c'è l'Oran è una garanzia anche poi per gli organizzatori e il podio. No, ma io corro perché mi diverto. Finché ancora vado le faccio le gare. Poi dopo vediamo, andando avanti negli anni, purtroppo bisogna guardare anche l'età. Ci tenevo molto a essere qua, anche perché in un certo senso è un anniversario, perché io e mio marito ci siamo conosciuti qua 3 anni fa, a questa gara, e quindi ci tenevo particolarmente a esserci, al di là del risultato. Credo. Ecco, quindi è andata bene, nel senso che sono arrivata poi fisicamente bene. È quello che ci tenevo, e non so neanche il tempo, ma non mi interessa sinceramente. Più che altro ora corro per mantenermi in forma, e forma c'è, per divertirmi, poi il resto sinceramente non va bene quello che viene. Claudio, come hai trovato il percorso? Percorso, sì, quest'anno è cambiato, nel pezzo iniziale così, però abbastanza bene, via, insomma. Forma fisica? Splendida. Non dico splendida perché le mie belle sonate me le danno. Però sì, sto bene, oggi era la prima 21 da giugno in avanti, e quindi... Sempre in massa voi della Castel San Pietro Atletica, siete in tanti? Sì, siamo in tanti, molti competitivi, e cerchiamo da comportarci sempre bene in tutte le gare, via. Marcella Minardi, una delle allenatrici, e io vi ringrazio ragazze perché proprio grazie a voi la nostra emittente riesce a parlare anche di atletica, e qui ce n'è un'occasione
ghiottissima, perché Atletica 85, lo dice il nome della società, è veramente predestinata e soprattutto molto brava nell'organizzare vari corsi. Voi siete tante allenatrici. Intanto presentiamo Marcella Minardi, che è una di costoro. Allora, com'è andata l'annata? Allora, io intanto premetto che sono la responsabile del settore master femminile, quindi non sono propriamente un'allenatrice, ma sono molto orgogliosa di essere l'organizzatrice o coordinatrice di questo meraviglioso gruppo, che è un gruppo che da 6 anni vince tutti i campionati italiani fino adesso di specialità dei 10 km, 21 km e cross. Quest'anno c'è stato solo è stato un anno molto particolare, sia per la destinazione di questi campionati italiani, che si hanno visto protagoniste in tutte le parti d'Italia. L'ultima grande soddisfazione l'abbiamo avuta a Reggio Calabria, a Bianco di Reggio Calabria. Diciamo che abbiamo diversi settori, e la nostra è stata una società che ha sempre avuto un riguardo particolare ed è nata sul territorio per i giovani, questo meraviglioso campo di atletica, e quindi la speranza di veramente praticare atletica sia nell'età giovanile da bimbi, ed è per questo che noi organizziamo anche corsi estivi come State con noi, corsi appunto di atletica, che vorrebbe essere non solo uno sviluppo per l'atletica proprio come atletica leggera. Ricordare i loro nomi? Allora, Elena Neri, Chantal Marzocchi, Aurora Placci, Citriniti Viole, Susi Frisoni, Chiara Bettoli, Lorenzoni Maria, Boschini Chiara, Loredana Dolci, Partisotti Brunetta, Marta Billi, che per finire fa parte dell'MF 70, ha portato a termine più di 23 edizioni dell'Accento del Passatore, e a Bianco ha vinto il titolo italiano di categoria. Tuo nome e cognome? Letizia Ambrosini. Sai la tua classifica di arrivo? Quarta di categoria, assoluta non lo so. Complimenti. Io mi chiamo Matteo Timoncini, 17° di categoria, buon tempo, soddisfatto. Dai. Io mi chiamo Teresa Ambrosini, non ho gareggiato oggi, però mi alleno anch'io per l'Atletica 85, faccio il lancio del martello. Soddisfazione di quest'oggi, un bel giretto, una maratonina, è la prima volta che l'affrontavi? Sì, io ho marciato fino a giugno, sì, poi mi sono data alla corsa e oggi ho provato. Soddisfazioni dalla marcia? Un po' di nazionale, tanti buoni tempi, però la corsa in compagnia è un'altra storia. Siete proprio la nuova generazione voi dell'Atletico 85. Sì, le nuove leve che vengono su, infatti c'è Pasquale, un po' il team manager dei podisti, che ci sta spingendo ad allenarci per fare la nuova squadra. Però è dura comunque allenarsi ogni giorno, cosa ne dici? Un po' di molta costanza, impegno, sì. Però se uno ha la passione poi viene anche naturale. Questo è il secondo anno che partecipiamo a questa manifestazione, siamo contenti di essere presenti. Il nostro scopo è quello di divulgare la questione del dono del sangue, e questa è un'occasione molto stuzzicante perché c'è molta gente che partecipa. Ecco, Angelo, le chiedo, ma c'è informazione o c'è più disinformazione rispetto a quello che è la donazione? Ma diciamo che l'informazione la facciamo, molto probabilmente qualcuno non la recepisse, nel senso che cioè leggono, poi magari passa da un orecchio e esce dall'altra. Cosa vorreste che restasse di questa giornata voi? Che restasse un segnale, di sicuro la questione della, come posso dire, dell'importanza del dono del sangue. Non tutti possono diventare dei donatori, perché ci sono alcuni problemi, però il nostro scopo è quello di fare dei nuovi donatori, e in più chi non ha la possibilità magari di diventare donatore, essere un divulgatore del messaggio dell'Avis, della donazione, quelle cose lì.
sono stato uno dei primi a vedere questo crescere, questo movimento, nascere questo movimento. Eravamo nell'epoca dell'austerity, quindi gli italiani riscoprirono il modo di fare attività sportiva insieme. Io ho avuto la fortuna di avere mio papà che mi ha sempre cercato di inculcare la passione sportiva, e quindi andavamo a sciare, andavamo a pattinare, sci nautico, siamo stati fra i primi anche a fare windsurf, mio papà è stato anche fra gli antesignani nel triathlon, insomma nel nostro sangue scorre sangue sportivo. E quindi mi sono trovato catapultato in questo mondo, per fortuna, diciamo, e lo dico anche per le mie ex insegnanti alle elementari, per il quale avevo 5 in italiano, la passione mi ha portato così a crescere, a migliorare, a curiosare e a, insomma, trovare sempre maggior spazio, e quindi adesso collaboro con i giornali, con le TV, con le gare che organizziamo, sono organizzatore, internet, chi più ne ha più ne mette. Insomma. E adesso sono io che ti chiedo come hai visto crescere il mondo del podismo negli ultimi anni, se è cresciuto. Sì, è cresciuto perché c'è stato un boom all'inizio degli anni 80, dove praticamente questo sport, diciamo, è diventato quasi uno status symbol, e quindi si contavano manifestazioni anche qui da noi 8-9 mila, 6-7 mila presenze. Poi c'è stato un calo fisiologico, forse anche dovuto così a una modifica delle legislazioni sportive. Ultimamente c'è stato un netto ritorno, soprattutto nella sezione agonistica. Abbiamo raccattato anche molti giovani. Anche molti giovani, abbiamo raccattato, diciamo, i delusi dal ciclismo, dal calcio ed eventualmente anche qualche magari podista che in gioventù ha praticato, poi per motivi familiari ha smesso e adesso ha ripreso. E ultimamente quindi c'è stata un'inversione di tendenza, soprattutto per gli agonisti, c'è stato un aumento degli agonisti. E non dimentichiamoci che proprio nell'ultima fascia, nell'ultimo periodo, quindi parliamo di un anno e mezzo, c'è stata l'esplosione del Nordic Walking e del Fit Walking, i quali sono, diciamo, nati tra virgolette all'interno del mondo del podismo, ora però svolgono attività anche al di fuori per conto loro. Vogliamo ricordare che tra un po' riprende anche il calendario della Scarpazza. Gli amici della Scarpazza hanno fatto le loro premiazioni qualche domenica fa e diamo appuntamento, dove saremo anche noi, perché faremo una cappatina nel tuo calendario. Saremo la terza domenica di ottobre, prima appuntamento della Scarpazza, la Tremonti di Imola. La 46esima edizione del Giro dei Tremonti, quindi una classicissima, forse la classicissima, almeno come numero di edizioni. È bello perché si svolge all'interno, alla partenza e all'arrivo, all'interno del circuito Enzo Dino Ferrari, quindi è un'occasione unica, insieme per esempio al GP Misano, di correre all'interno di autodromi così blasonati. E tutti lì? Tutti lì, competitivi, non competitivi, bambini, e si svolgerà appunto sul percorso che nel, direi 84, se non vado errato, vide la vittoria di Adorni al campionato mondiale di ciclismo. Allenatevi! Allenatevi!